È ovvio che quando si discute di mozioni e di temi che in qualche modo, soprattutto in questo periodo, non possono andare a toccare la sensibilità dei cittadini di un territorio, è chiaro che è sempre facile seguire una strada che è quella più semplice, quella di correre dietro alle diciamo così, alle esigenze, tra virgolette, che potrebbero sembrare arrivare da un territorio. Io però parto da un ragionamento molto più pratico, molto più semplice. Allora, se discutiamo di carenza di organico, di necessità di aumento del controllo del territorio, dovremmo anche fare un'analisi di quali sono i dati veri di quel territorio rispetto alle esigenze di sicurezza rispetto per esempio ad altre di questo territorio regionale. Qui siamo per ragionare dei temi della regione, non per ragionare dei singoli temi di un territorio. Se lo strumento invece è quello di utilizzare questa situazione per alimentare ulteriormente polemiche inutili, è ovvio che io non ci sto. Cioè, se il tema di partenza è siamo contrari all'unificazione della Polstrada e della Stradale, che voglio dire ai colleghi sono esattamente a distanza forse di 3 chilometri, perché una è il casello della... Quello è un altro tema, Zilli. Una è il casello dell'autostrada di Amaro e l'altro è in centro a Tolmezzo. Allora, se il problema è che fanno due cose differenti, entriamo in un ragionamento sulle competenze, sui ruoli e sull'organico. Se il problema è strumentalizziamo perché la chiusura di una o l'unificazione dei due diventa un depauperamento del territorio, state facendo strumentalizzazione inutile, perché il depauperamento non è se unifichiamo due sedi a 3 chilometri di distanza, perché questo non ha nessun senso. Non ha nessun senso. Posso dire quello che penso? Penso. Voglio dire che la partenza è questa. La partenza è questa. Se invece vogliamo ragionare su un ragionamento differente per tutto il territorio regionale, io mi meraviglio che gli altri colleghi di questa aula, quando parliamo e che hanno già strumentalizzato le questioni di problemi di sicurezza, la presenza degli immigrati, la necessità di controllo, entrano nel merito di questa, allora affrontiamo il problema generale su tutta la regione, non di quella logica lì che parte, ripeto, per quello io sono contrario, parte, poi potete negare e dire il contrario, parte semplicemente per strumentalizzare la questione di chiudono Tolmezzo, unificano ad Amaro. Quindi io su queste polemiche, personalmente, poi i miei colleghi se ritengono di fare altri ragionamenti lo facciano. Io in questa strumentalizzazione inutile non ci sto e proprio per questo motivo in partenza non intendo approvare questa mozione, perché mi aspettavo, se era un ragionamento serio, di fare un ragionamento complessivo regionale sulle difficoltà di tutto il territorio, sui problemi di sicurezza, di controllo e quant'altro, ma anche di razionalizzazione, di integrazione. Riccardi, posso parlare? Quando ho finito parli tu, hai già parlato, dici quel che pensi, io non ti ho interrotto, quindi non pretendo neanche né di convincere te, non... Voglio dire che non mi faccio convincere da te, come non pretendo che tu ti faccia convincere da me, insomma ci mancherebbe. Insomma, quindi io dico solo, siccome capisco che ormai il momento più semplice è quello di utilizzare qualsiasi situazione per strumentalizzare questioni di depauperamento di un territorio anche sulle cose più ovvie e più sensate che possono esserci, che non vuol dire portare via gente, ma vuol dire semplicemente dare un senso forse un po' più logico anche ad alcune situazioni di coordinamento sul territorio, mi pare che proprio perché è strumentale questa mozione, il sottoscritto non intende assolutamente rincorrere queste strumentalizzazioni.